fare la presentazione, diciamo, di Enzo Traverso, che tiene questo incontro di questa sera. Io non ho voluto, diciamo, privarmi del piacere di essere qui in compagnia sua per ragioni speciali di amicizia, e dirò anch'io qualche cosa dopo Nicola, prima di passare la parola senz'altro a Enzo Traverso. Quindi Nicola, a te la parola. Non so se questo, funziona, forse sì. Allora, io sono molto contento di essere qui a presentare, dire due rapidissime parole su Enzo Traverso, non solo uno storico importante, ma direi uno degli intellettuali importanti tra Italia, Francia e forse Europa. In fondo, nato nel 57, nell'85 espatria in Francia, come ama dire, e nel 95 ricercatore in Francia e nel 2009 professore di scienze politiche, quindi tra storia, storia del pensiero politico. Il suo ultimo volume è apparso in Francia, non ancora in Italia, La storia come campo di battaglia, interpretare le violenze del XX secolo. Un volume direi importante, spero che venga tradotto presto in Italia, che corona un percorso, diciamo, tutto post guerra fredda, tutto post 89-91, anche se ha studiato qui a Genova dalla metà degli anni 80, ma volumi più importanti sono apparsi intorno alla fine della guerra fredda, da marxisti e questione ebraica, tra metà 800 e metà 900, con la prefazione prestigiosissima di Vidal Naquet, e ha un altro testo importante sugli ebrei in Germania, Da simbiosi, cioè da compresenza a Auschwitz, cioè a sterminio. Sempre questi studi da una prospettiva singolare, come singolare è un personaggio di cui ha scritto una biografia intellettuale, Krakauer, un intellettuale nomade, e poi sino agli studi dalla metà degli anni 90 in poi, che lo hanno consacrato, ripeto, come uno storico e un intellettuale che interviene spesso nei dibattiti culturali e politici d'oltralpe, ma anche in Italia. Uno studio della barbarie moderna, con una raccolta dei suoi saggi, e a mio avviso uno dei libri più importanti, il totalitarismo, il XX secolo in discussione, un volume di 900 pagine, se non vado errato, di cui in Italia è apparsa solo una piccola parte. Oggi parlerà della guerra civile europea, o perlomeno questo è il titolo, ma sono sicuro che la sua competenza gli permetterà di spaziare appunto tra il XX secolo, in tutto il XX secolo. Un titolo importante che è apparso in Italia è La violenza nazista, una genealogia europea, in cui si chiede perché il nazismo, perché Auschwitz, uno dei temi, come avete capito dai titoli, fondamentali della sua ricerca, e vede in questa genealogia molte radici, una delle quali è peraltro un tema che in Italia è studiato poco, ed è il tema, diciamo così, dell'espansione coloniale, dell'extra Europa, all'origine sia dello sterminio nazista, sia poi dell'esperienza europea. Guerra civile europea, dalla prima alla seconda guerra mondiale compresa, uno storico delle idee, uno storico degli intellettuali, un intellettuale a 360 gradi come Traverso, spiega in questo volume se e la misura in cui si può parlare di una guerra, se è una guerra di idee, una guerra di idee che accompagna, causa e la guerra, come dire, militare, delle operazioni militari al tempo stesso, una guerra che finisce, la guerra civile europea, con lo sterminio, con Auschwitz, che ormai noi sappiamo non è l'unica forma della soluzione finale, non è l'unica forma dello sterminio ebraico, perché insieme alla razionalità burocratica di Auschwitz, analizzata anche da Bauman, in realtà c'è la non razionalità degli stermini perpetrati dall'Einsatzkommando, cioè dai corpi scelti della Wehrmacht e dell'SS sul fronte orientale, un sterminio, quindi un tentativo nazista del problema ebraico che ha più facce, non ha solo una faccia di razionalità. Nella guerra civile europea tutto questo mette radici
e all'attenzione in primo luogo di Traverso ci sta il ruolo degli intellettuali con la domanda drammatica della unicità o meno, o meglio, della unicità nella comparabilità della soluzione finale e di Auschwitz stesso. Tutte queste cose sono difficili da studiare oggi perché complesse, irte di questioni politiche, intellettuali che si intrecciano. Enzo Traverso, in un altro libro breve che consiglio a molti, Il passato, istruzioni per l'uso, scrive che la radice, una delle radici di questa difficoltà a parlare oggi di Auschwitz, a parlare di questo periodo, potrebbe stare nella distinzione suggerita da Walter Benjamin, sto citando, tra l'esperienza trasmessa, in tedesco Erfahrung, e l'esperienza vissuta, Erlebnis. L'esperienza trasmessa è tipica delle società tradizionali che si trasmettono l'esperienza, anche parlando di generazione in generazione. L'esperienza invece vissuta appartiene alle società moderne, come contrassegno antropologico del liberalismo, dell'individualismo possessivo, ora come prodotto, e questo è il punto, delle catastrofi del XX secolo, con i traumi che ne sono seguiti e che hanno colpito generazioni intere senza poter diventare un'eredità inscritta nel corso naturale della vita. La modernità, secondo Benjamin e secondo Enzo Traverso che lo cita, è appunto caratterizzata dal declino dell'esperienza trasmessa, un declino segnato simbolicamente dall'avvento della prima e poi insieme della seconda guerra mondiale. La complessità dello sterminio, della soluzione finale del problema ebraico e quindi della guerra civile europea ha queste radici e Enzo Traverso ci aiuta come pochi altri a capirli. La ringrazio. Purtroppo devo salutare Enzo e buon lavoro. Grazie Nicola. Allora prima di passare senz'altro la parola a Enzo. Voglio dire qui semplicemente questo, Enzo è l'ultimo ospite straniero di questa rassegna, perché straniero? Perché semplicemente insegna a Amiens, perché vive a Parigi, perché è noto a Berlino e a New York, è noto anche a Genova, ma a Genova è noto soprattutto perché i nostri studenti studiano i suoi libri e quindi questa sua dimensione internazionale lo fa essere un ospite che viene da fuori, però è anche uno straniero di Genova, nel senso che è genovese in quanto è nato a Gavi Ligure e di questa sua nascita accenna ricordi importanti perché ha studiato a Genova. E ultima cosa che voglio qui ricordare, l'ho portata con me perché ha pubblicato esattamente 20 anni fa su questa rivista che si chiamava XX secolo, che allora io dirigevo, che poi è cessata, ha pubblicato un articolo che allora mi colpì molto per la sua profondità e per la sua lucidità, che si riferiva proprio ai temi di cui parlava Nicola prima, cioè che era l'origine di questa riflessione su Auschwitz, e si chiamava Auschwitz, la storia e gli storici. Questo è stato un po' all'origine del nostro rapporto tra studiosi dopo quello che aveva caratterizzato la nostra esperienza precedente. E poi, dico genovese, voglio qui rinnovare un auspicio che ho fatto pubblicamente altre volte, non so con quanto successo, ma certamente è un auspicio che mi viene dal cuore e anche dall'intelletto, ed è che Enzo Traverso possa, grazie a una legge che favorisce il ritorno degli studiosi italiani che hanno trovato insegnamento all'estero, possa tornare fra noi a insegnare presso l'Università di Genova. Ripeto, non so come potrà andare a finire, ma certo questo lo ribadisco a lui e so di trovare il suo accordo, spero che vada in porto. Ancora una parola è questa, questo incontro di stasera con Enzo è a tutti gli effetti l'ultima lezione dell'edizione di quest'anno della Storia in Piazza. Siamo partiti dal grande sguardo globale che ci ha offerto Donald Sassoon ad apertura
della nostra rassegna, che gli ha permesso che, e ha consentito a tutti noi di avere appunto uno sguardo d'assieme largo nello spazio e nel tempo per quanto riguarda la storia dei conflitti. E torniamo con questa lezione di oggi a uno sguardo che diciamo sempre molto ampio ma più limitato nel tempo e nello spazio, cioè torniamo all'Europa e torniamo alla prima, soprattutto alla prima metà del secolo XX. Credo che in questo ci sia una logica, perché è di lì forse, da quella autodistruzione dell'Europa di cui si è parlato e di cui lui parla nel suo bel libro, che affondano le radici, affonda le radici la moderna coscienza europea. Ancora oggi è questo il legame profondo che abbiamo col nostro passato. Forse non sarà sempre così, perché nulla è eterno nella storia, tutto cambia, ma per il momento ciò che ancora ci unisce come europei in termini di radici profonde, se vogliamo anche di oscure esperienze drammatiche che abbiamo insieme vissuto, è ancora quella. E quindi io penso che sia utile che la rassegna, per quanto riguarda i temi storici, le lezioni, si concluda con questo intervento di Enzo Traverso, a cui cedo volentieri la parola. Grazie, ho avuto l'onore di ben due presentazioni e questo rende il mio intervento molto impegnativo, spero di essere all'altezza del compito che mi è stato affidato. Queste due presentazioni sono tanto più gradite in quanto vengono da due studiosi come Nicola Labanca e Antonio Gibelli, per i quali ho grandissima stima e ammirazione da molto tempo. Sì, cerco di avvicinarmi al microfono. La mia conferenza si intitola L'autodistruzione dell'Europa sarà una relazione molto generale, spero non troppo generica e superficiale, in cui parlerò di alcune guerre, di varie guerre. E so bene che le guerre sono tutte diverse, le une dalle altre, e a volte è problematico metterle insieme e confonderle. Ma vorrei parlare delle guerre della prima metà del Novecento come di un'esperienza che tutto sommato presenta aspetti di continuità, come un'esperienza che soprattutto retrospettivamente, a posteriori, assume i connotati di un'epoca con un suo profilo, di un'epoca con una sua coerenza interna, paradossalmente potremmo dire. E quindi sarò costretto a parlare di temi che sono già stati trattati durante questi tre giorni di dibattiti e conferenze estremamente ricche. La mia conferenza sarà probabilmente molto trasversale, ma spero che questa è forse anche l'occasione di farlo, trattandosi della fine di questo convegno. Ma autodistruzione dell'Europa, perché negli anni tra le due guerre si fa strada la coscienza in molti contemporanei, scrittori, intellettuali, ma anche politici e gli attori dell'epoca, spesso anche gente comune, si fa strada la coscienza del carattere autodistruttivo della crisi dell'Europa che stanno vivendo, del fatto che le guerre che si stanno combattendo sono guerre in cui in fondo l'Europa combatte contro se stessa, è l'Europa che combatte contro l'Europa. E forse proprio in quegli anni in cui questi conflitti si dispiegano e
devastano un continente, nasce la consapevolezza in molti, non dell'unità dell'Europa, perché sappiamo che l'Europa è fatta di tanti pezzi diversi, di tante culture diverse, e questa in fondo è la sua ricchezza, ma direi del destino comune dell'Europa. Ecco, nasce un'idea nuova di Europa alla luce dei conflitti che si stanno vivendo. E fin dagli anni della Prima Guerra Mondiale è apparsa la nozione di guerra civile europea, che è al centro, sulla quale ho cercato di lavorare e di approfondire. La nozione di guerra civile europea che è stata usata da, ancora una volta, intellettuali, filosofi, scrittori, artisti, politici e dopo la guerra da storici, spesso attribuendo a questa nozione significati diversi, quindi e interpretazioni a volte molto discutibili. Pensiamo a quella di Ernst Nolte, che è forse una delle più note. Ma l'idea in base alla quale, ecco, i conflitti che si dispiegano tra la prima e la seconda guerra mondiale racchiudono un'epoca di crisi profonda dell'Europa, di crisi che va al di là dei conflitti militari, che è una crisi sociale, politica, morale dell'Europa, in cui l'Europa ridefinisce le sue identità, in cui si modifica il paesaggio mentale dell'Europa. Ecco, una epoca in cui si dispiegano una serie di conflitti e di crisi, che forse questa nozione di guerra civile europea può racchiudere, può catturare e descrivere. In fondo gli storici hanno parlato di guerra civile europea per definire l'epoca che va dal 1914 al 1945, hanno parlato anche di seconda guerra dei trent'anni. So che c'è stata una conferenza in questi giorni molto apprezzata su questo tema. Ecco, una seconda guerra dei trent'anni che, come la prima del XVII secolo, ha devastato il continente, e una seconda guerra dei trent'anni che nasce precisamente dal crollo di quell'ordine europeo, di quel cosiddetto ius publicum europeum, che era stato fissato proprio con la pace di Vestfalia a conclusione della prima guerra dei trent'anni. Ecco, quindi il concetto di guerra civile europea non definisce una guerra, non definisce un conflitto, ma un ciclo di conflitti, un'epoca di crisi profondamente segnata dalla violenza e dalla guerra. Con il concetto di guerra civile europea si definisce un'epoca fatta di guerre tra stati, ma anche di guerre civili, e spesso di guerre tra stati e guerre civili che sono profondamente connesse e inestricabili, ma anche fatta di guerre di liberazione nazionale, fatta di genocidi che nascono da questo contesto di guerre, le guerre che diventano matrici di operazioni di pulizia etnica o di sterminio, di veri e propri genocidi. Insomma, un'epoca in cui si amalgamano conflitti sociali, politici, ideologici, che pongono un'intera epoca sotto il segno della violenza. E durante quegli anni, ecco, i conflitti locali e i conflitti globali si mescolano, si intrecciano. Le guerre civili che scoppiano alla fine della Grande Guerra in Russia, in Germania, in Ungheria, nei paesi baltici, sono legate fra loro,
hanno una forte componente ideologica e prefigurano per molti aspetti la guerra nazista contro il giudeo-bolscevismo di cui ha parlato Richard Evans poco fa in questa stessa sala. La guerra civile spagnola è certo una guerra civile che ha radici profonde nella storia della Spagna, in cui si oppongono, come dicono, Espagna, gli anti-Espagna, però è nello stesso tempo una guerra civile europea che è vissuta e combattuta dai suoi attori come una guerra in cui si gioca il destino dell'Europa. È una guerra civile europea perché i fascisti italiani, i nazisti, i salazaristi intervengono a fianco dell'esercito franchista e perché le brigate internazionali intervengono in Spagna al fianco della Repubblica, ma anche in Italia, questo è un tema largamente studiato, dibattuto, l'uso pubblico della storia di cui si parla da ormai una ventina d'anni. Ecco, in Italia fra il 1943 e il 1945 si combatte una guerra mondiale tra l'asse, i tedeschi e gli alleati, ma si combatte anche una guerra civile italiana tra fascisti e antifascisti e una guerra ideologica internazionale, potremmo dire, tra democrazia e fascismo. Il concetto di guerra civile europea è un concetto che io spesso definisco aporetico, vale a dire che contiene delle contraddizioni, perché una guerra, nella definizione classica, tradizionale, è un conflitto tra stati sovrani. Una guerra civile è un conflitto che scoppia in seno a uno Stato, che rompe quella che Max Weber definiva il monopolio statale della violenza. E quindi parlare di una guerra civile europea in un'epoca in cui l'Europa non esiste come entità politica è ovviamente problematico, ma nello stesso tempo credo che forse questa definizione sia la più pertinente per cogliere, ecco, la dinamica, la spirale di questo conflitto e il senso di un'epoca nel suo insieme. Certo, una guerra civile è una guerra in cui non si affrontano dei nemici legittimi. È un conflitto in cui non è più possibile applicare regole condivise dai belligeranti. Non ci sono più norme. È un conflitto in cui si cerca di annientare il nemico e non di raggiungere un accordo di pace o di ristabilire delle relazioni normali con un altro Stato sovrano. E quindi una guerra civile è un conflitto anomico, è un conflitto senza leggi, ed è un conflitto in cui questo vuoto giuridico, diciamo, questa assenza di norme, viene riempita da una forte implicazione emotiva degli attori del conflitto. Questa è la ragione per cui le guerre civili sono sempre fonte di atrocità, di violenze estreme, di violenze che assumono una dinamica, una spirale incontrollata e che spesso sfociano nei massacri, nell'odio e in conflitti che sono, come dire, portati carichi di una forte dimensione anche ideologica, emotiva. Ecco, io penso che al di là delle differenze che esistono e che sono notevoli, che tutti gli studiosi hanno sottolineato tra la prima e la seconda guerra mondiale, ecco, ci sono alcune caratteristiche comuni che attraversano questa epoca. La grande guerra sfocia in un insieme di guerre civili in Europa centrale e orientale. La guerra civile spagnola è una guerra civile, la seconda guerra mondiale assume tratti di guerra civile, vale a dire si tratta di un'epoca in cui la definizione classica della guerra,
paradigmatica che era stata fissata da Carl von Clausewitz all'indomani delle guerre napoleoniche nell'Ottocento, vale a dire la guerra come una correlazione fra Stato, esercito e popolo. Ecco, questa definizione della guerra in un certo senso scoppia, salta in aria, non è più pertinente, perde valore, perché questi conflitti, conflitti di quegli anni, sono conflitti che spaccano gli stati, che dividono i popoli e che spaccano spesso anche gli eserciti. Quindi quando si parla di guerra civile europea ci si riferisce al contempo a una guerra totale o a un insieme di guerre totali che possono nascere come la Grande Guerra nel senso più classico del termine. La Grande Guerra nasce nell'agosto del 1914 come una guerra classica preceduta da una sorta di balletto diplomatico in cui ci si scambiano le dichiarazioni di guerra, si rispetta il protocollo in modo quasi ossessivo, e poi questa guerra si inizia a dispiegarsi come un conflitto che assume caratteristiche molto diverse da quelle che avevano previsto gli stessi attori del conflitto, gli stessi stati maggiori, gli stessi strateghi della guerra, e in cui le regole, il diritto della guerra viene progressivamente rimesso in discussione, un'erosione sistematica del diritto della guerra. Si inizia a violare la neutralità di alcuni stati, poi si usano armi chimiche, poi si bombardano le regioni frontaliere, insomma, e che viene condotta progressivamente come una guerra civile, senza più regole. L'insieme di guerre civili che caratterizzano l'Europa alla fine del primo conflitto mondiale. E poi una guerra civile europea perché progressivamente questo insieme di conflitti, e anche di questo credo si è parlato nel corso di questi tre giorni, questo insieme di conflitti si trasformano in una guerra contro i civili. Una guerra contro i civili che è ancora molto limitata durante gli anni tra il 14 e il 1918, ma che è forse la dimensione più evidente della seconda guerra mondiale, in cui la metà delle vittime globali sono civili. Una guerra contro i civili che diventa, per esempio, come diceva Richard Evans nella conferenza che mi ha preceduto, la guerra sul fronte orientale, a partire dal 1941, concepita come una guerra di conquista e di sterminio, una guerra coloniale in pieno Novecento, con i mezzi di distruzione che sono quelli di una grande potenza industriale e militare. Una guerra quindi per la conquista dello spazio vitale, per la distruzione del bolscevismo, per lo sterminio degli ebrei, una serie di obiettivi che convergono e diventano del tutto indistinguibili, ma anche una guerra aerea degli alleati, concepita come una guerra contro le società civili del nemico, concepita come guerra per distruggere la società civile tedesca, e nello stesso modo, ma con altri mezzi, la Germania nazista concepisce la sua guerra contro la Gran Bretagna. E poi una guerra contro i civili perché la prima e soprattutto la seconda guerra mondiale si traducono in processi massicci di deportazione, di trasferimenti coatti di popolazione, di ridefinizione delle frontiere, dei territori, ma anche di rimodellamento, potremmo dire, delle popolazioni che li abitano, che ci vivono, che fa sì che, insomma, i civili siano in fondo le vittime privilegiate di questi
conflitti. Ecco, all'origine di questa di questo ciclo di guerre civili europee c'è la grande di conflitti che riassumo nel concetto di guerra civile europea, c'è ovviamente la grande guerra come momento di rottura, come rottura genetica, credo abbia scritto Antonio Gibelli, che sprofonda l'Europa nel XX secolo e che costituisce un trauma profondo e diventa anche la matrice delle violenze di questo trentennio che inizia allora. E una rottura genetica che è anche una rottura antropologica, vale a dire la guerra trasforma il paesaggio mentale dell'Europa. C'è una corrispondenza, una coincidenza sulla quale forse si dovrebbe riflettere. La prima automobile prodotta dalle fabbriche di Ford negli Stati Uniti, in Michigan, esce dalle catene di montaggio della Ford nel 1913 con una coincidenza, quasi una simultaneità, con lo scoppio della Grande Guerra, e la Grande Guerra appare immediatamente come una guerra totale condotta da eserciti fordisti. Come nella fabbrica fordista c'è l'operaio massa, ebbene nella guerra totale c'è il soldato massa. La guerra diventa una guerra di apparati, una guerra meccanica, una guerra tecnica, una guerra in cui, come nella fabbrica fordista di produzione in serie, in cui il soldato esegue delle operazioni senza avere nessuna idea della finalità globale dell'attività che sta compiendo, come l'operaio nella fabbrica fordista non sa come si produca un'automobile, lui esegue semplicemente delle operazioni molto limitate e meccaniche. E proprio in quegli anni due grandi scrittori che partecipano alla Grande Guerra, Henri Barbusse e Arnold Zweig, utilizzano esattamente lo stesso termine, dicono i soldati sono degli ouvriers de la destruction e Arbeiter der Zerstörung, quindi degli operai della distruzione. Usano questi termini che sono una descrizione, direi, perfettamente, letteralmente esatta di quello che sta avvenendo. Potremmo, usando una formula nota di Walter Benjamin, potremmo dire che durante la Grande Guerra la morte, ecco, perde la sua aura, come l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, e la morte diventa tecnicamente riproducibile, diventa una morte serializzata, diventa massacro industriale, diventa produzione in serie, e quindi è la fine della della guerra epica. La morte nel campo di battaglia come fonte di un onore, della gloria eterna. La Grande Guerra è un momento di dispiegamento parossistico della retorica della guerra patriottica e della morte nel campo dell'onore, e poi la Grande Guerra si conclude con le celebrazioni del milite ignoto, che è il soldato che non ha più identità, che è sfigurato da questa guerra meccanica. Alcuni storici, in particolare George Mosse, che credo sia già stato citato più volte in questi giorni, ha parlato della Grande Guerra come di un'esperienza di brutalizzazione dell'Europa o di imbarbarimento dell'Europa, per indicare le trasformazioni antropologiche che prendono forma in un continente in cui, ecco, la morte diventa morte anonima di massa, in cui la vita umana perde di valore,
in cui un continente conosce una progressiva assuefazione alla morte violenta. E senza questa esperienza traumatica della Grande Guerra, penso sarebbe difficile concepire la possibilità degli stermini e dei genocidi della Seconda Guerra Mondiale, quelli messi in atto dal nazismo. E imbarbarimento delle società europee, delle culture europee, significa anche, a partire dal 1918, irruzione della guerra nella politica. Si fa politica in modo diverso, non si fa più politica in Parlamento, si fa politica nelle strade e si fa politica con le armi. E questo, diciamo, questo processo di imbarbarimento e di brutalizzazione conosce tutta una serie di varianti si verifica con un'intensità diversa a seconda dei paesi come la Francia o la Gran Bretagna, le cui istituzioni reggono alla prova della guerra, non sono diciamo coinvolte in un processo di trasformazione della politica di questo tipo, ma in Germania, in Ungheria, nei paesi baltici, non parliamo della Russia dopo la rivoluzione del 1917, ma anche in Italia, ecco, questo fenomeno è estremamente vistoso ed evidente. Ecco, io per cercare di cogliere i mutamenti che avvengono nel corso di questo trentennio, io in genere faccio un esempio che mi sembra piuttosto per me convincente, eloquente. Assistiamo, per usare una formula convenzionale, a un cambiamento di paradigma, un passaggio da una logica che è quella del duello, e in fondo Clausewitz definiva la guerra uno Zweikampf nel suo libro, nel suo trattato, vale a dire un duello, si passa a un'altra logica che è quella della resa incondizionata. In fondo il duello è un'esperienza, una pratica sociale, culturale che attraversa tutta la storia dell'Ottocento e che si conclude nel 1914. E il duello è una pratica sociale, culturale estremamente codificata, ritualizzata. Il duello ha dei limiti sociali ben definiti, è riservato alle élite, alle classi aristocratiche, ha dei limiti di genere, le donne non si battono in duello, le classi popolari non si battono in duello e alcune minoranze stigmatizzate non hanno il diritto di battersi in duello, ma quando ci si batte in duello ci sono dei testimoni, il confronto è estremamente codificato e il duello non ha l'obiettivo di eliminare l'avversario, ma solamente di far rispettare un codice d'onore. Si parla in quegli anni di una introduzione del duello nel diritto consuetudinario, insomma. Il duello diventa una forma del diritto consuetudinario, perché si redigono anche dei processi verbali dopo il duello. E quindi il duello è in un certo senso uno specchio di questa tendenza a una regolazione normativa dei conflitti, che è un'eredità dello ius publicum europeo. Ecco, negli anni tra il 14 e il 45 viene abbandonata la logica del duello e si impone progressivamente un'altra logica, che è quella della resa incondizionata. È la formula che viene usata da Roosevelt e Churchill nel 1943 alla conferenza di nel gennaio del 43 alla conferenza di Casablanca, in cui si dice che si condurrà la guerra fino alla resa incondizionata del nemico giapponese e tedesco. E non è a caso che viene, se Churchill e Roosevelt scelgono questa formula, che non è quella di capitolazione che appartiene al lessico militare tradizionale, ma è la formula ereditata dalla guerra civile americana.
Dopo la guerra civile americana la Confederazione nordista ha cessato di esistere, così come nel 1945 la Germania non è più un paese sovrano in condizioni di occupazione belligerante, ma Hans Kelsen scrive testi molto illuminanti in proposito, ma è una nazione che non esiste più come Stato, che non è più un'entità politica in seguito a questa resa incondizionata. E questo concetto è mutuato dal diritto commerciale, dice Schmitt, e indica all'origine un trasferimento di proprietà. Nel 1945 si deve decidere cosa fare della Germania. Se creare un nuovo Stato, quando attribuirgli una sovranità, in che modo, in che forme. È un paese occupato. In quegli anni si procede progressivamente ad una miscela, ad un amalgama tra tipi di violenza distinti, che potremmo in modo idealtipico indicare come una violenza calda e una violenza fredda. La guerra civile europea unisce la violenza calda, che è quella, si è parlato delle Einsatzgruppen, che è quella dei massacri, che è quella delle stragi che abbiamo conosciuto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo il 43, che è quella della Benedicta, per esempio, per parlare di un'esperienza che ha profondamente segnato la storia di queste regioni. La violenza descritta da Christopher Browning nel suo bellissimo saggio sugli uomini comuni, che diventano nel contesto della guerra dei serial killer che hanno il compito di uccidere e che sono attori di una guerra che diventa una crociata per l'eliminazione del nemico. La guerra sul fronte orientale che è così permeata da quello che Solfried Lender definisce l'antisemitismo redentore. Eliminare gli ebrei diventa una sorta di atto redentore, emancipatore, lo sterminio come possibilità di emancipazione e liberazione. Questa violenza calda si intreccia con una violenza fredda invece, che è la violenza della guerra meccanica, che è la violenza che suppone precisamente il monopolio statale, che non è più una violenza spinta dall'emozione, dalle passioni o dal fanatismo, ma che è una violenza che ha introiettato i codici della razionalità strumentale del mondo moderno, vale a dire la razionalità produttiva e amministrativa, la divisione del lavoro, la separazione tra ideazione ed esecuzione, anche la deresponsabilizzazione etica degli attori sociali. La violenza fredda dei campi di sterminio, delle bombe atomiche, la violenza fredda dello sterminio come processo produttore di morte, ma come processo industriale e amministrativo. Insomma, la Benedicta e Auschwitz sono inseparabili durante la Seconda Guerra Mondiale e sono il risultato di un lungo processo di imbarbarimento, le cui premesse sono il crollo di quest'ordine europeo avvenuto nel 1914. Io volevo, per illustrare un po' queste idee che ho presentato in modo estremamente sintetico, volevo mostrare, se c'è il tempo, alcuni minuti, una breve
uno breve spezzone di un film che molti di voi hanno sicuramente visto e conoscono, forse visto perché è uno dei grandi classici della storia del cinema, è uno dei più bei film del cinema espressionista tedesco degli anni di Weimar, quindi una scena tratta dal film di Fritz Lang intitolato Metropolis del 1927, esce nel 1928. Questo è uno dei film più famosi di Fritz Lang ed è un film che si presta a interpretazioni molto diverse, diciamo correlate, ma che a mio avviso indica bene, ecco, questo intreccio tra diverse tendenze che scaturiscono, ecco, dalla Grande Guerra e che mettono in luce questa crisi profonda dell'Europa. Ecco, se nella sala tecnica, se si possono abbassare le luci. Ecco, questo film mostra un film di fantascienza in un certo senso. Che cercherò di commentare dopo averlo visto.
Ecco, possiamo interrompere la proiezione ora? Era questo lo spezzone del film di Fritz Lang che volevo mostrarvi. Un film che, come avete visto, un film di fantascienza che vuole mostrare una città del futuro che è in realtà anche una sorta di regime totalitario con dei lavoratori che vivono nel sottosuolo e che marciano come schiavi sempre con eseguendo dei gesti sincronici e sempre a testa bassa. Ecco, è un film, come lo avrete visto, ispirato dalla skyline dei grattacieli di New York. Fritz Lang aveva visitato New York un anno prima di realizzare questo film. Ecco, ma è un film che si presta a diverse interpretazioni. Questa scena in particolare, non parlo del film, della sua filosofia, l'interpretazione del film nel suo insieme ci porterebbe molto lontano. Siegfried Krakauer, nel suo libro famoso intitolato Da Caligari a Hitler, ha interpretato questo film come l'illustrazione o come filmica, come la rappresentazione di una tendenza totalitaria, la tendenza all'avvento di un ordine totalitario che è anche un ordine totalitario moderno. Ecco, quindi la barbarie che ha un volto moderno, che non è regressione della civiltà, o che è forse anche regressione della civiltà, ma una regressione sociale, umana, che prende dei tratti, i tratti di un mostro mitico moderno, meccanizzato. Ecco, certo questo film si può interpretare in questo modo, come una sintesi di Wagner e Krupp, diceva Krakauer, il pathos e la grandiosità del compositore romantico e il mondo meccanizzato della fabbrica moderna. E ovviamente la storia e il passato si interpreta sempre e si scrive al presente. Oggi vedere la prima scena in cui la macchina sta impazzendo ci fa pensare alla centrale nucleare di Fukushima in Giappone, che rischia di esplodere. Quando Krakauer scriveva il suo saggio sul cinema tedesco degli anni di Weimar, non poteva che pensare alla conclusione di questa storia, vale a dire il nazismo e la Shoah. E questa è un'interpretazione legittima. Questa scena può essere letta come l'illustrazione della rivoluzione conservatrice, che in fondo è una sintesi di mitologia e di tecnologia, ecco, una visione del mondo arcaica, tradizionale, conservatrice, ma che si vuole affermare con mezzi distruttivi profondamente moderni, che sono quelli del mondo meccanizzato moderno. Ma questa scena si presta anche a un'altra lettura, soprattutto se pensiamo che questo film è stato realizzato nel 1927, vale a dire nel breve interludio di pace degli anni della guerra civile europea, dopo la conferenza di Locarno, che è la riconciliazione franco-tedesca, poco prima della celebre dichiarazione Brion-Kellogg, che è l'annuncio, ecco, degli stati che si uniscono per bandire, ecco, mettere al bando la guerra come strumento per definire i rapporti internazionali. E quindi, secondo me, questo film, più che la prefigurazione del nazismo, che per noi è ovvia a posteriori, ma che non era certo, diciamo, nella mente di Fritz Lang quando realizzava questo film. Ecco, secondo me questo film può essere letto soprattutto come l'espressione di una società traumatizzata dalla Grande Guerra. La macchina che
esplode sono le esplosioni della l'artiglieria, i mezzi di distruzione di fuoco della Grande Guerra, gli operai che vanno a raccogliere le vittime da terra, le mettono sulle barelle e li trasportano, sono le scene del post battaglia, dopo la battaglia, ecco, ci sono i barellieri che arrivano e che portano via i feriti e i morti, e quindi ma anche gli schiavi inghiottiti da questo mostro meccanico possono essere letti come una metafora della Grande Guerra, come olocausto, ecco, come sacrificio sull'altare di un mito nazionale, della patria che prende i tratti di questo mostro che esige la sua dose di vittime e il compimento di questo rito sacrificale. Ecco, quindi è un film al contempo una prefigurazione del nazismo, quindi un film prefascista, se voglio, è un film o prenazista, è un film post-traumatico. Ecco. Credo si possa, è un esempio come tanti altri sul modo in cui la cultura di quegli anni traduce, esprime, rielabora in termini estetici e artistici, il trauma che colpisce un continente nel suo insieme. Si potrebbero dare molti altri esempi, che so, Günther Anders che dice, riferendosi alla pittura espressionista, dice: gli espressionisti hanno inventato un nuovo genere pittorico che non è più quello della natura morta, ma è quello della natura assassinata. La natura morta mostra sempre degli oggetti immobili ai quali una quasi tolto la vita, si è tolta la vita. La pittura espressionista mostra il paesaggio urbano di un mondo sconvolto dalla guerra, con i sintomi dei corpi che sembrano malati e corrosi da un cancro, con prostitute mutilate ad ogni angolo di strada. Ecco, una società che non ha più un equilibrio, che non ha più un ordine, che è completamente sbalestrata. Ecco, forse se ho 5 minuti per fare ancora due piccole considerazioni. Ecco, la prima è sul mutamento nel mondo intellettuale. L'irruzione della guerra nella politica provoca, come dicevo, un mutamento nei linguaggi, nei metodi dell'azione politica, ma anche colpisce direttamente un gruppo che è quello dei produttori di idee, vale a dire gli intellettuali. La cultura è rimodellata dalla violenza e quindi questa rottura antropologica ha delle conseguenze profonde nel mondo intellettuale. Si assiste, io credo, in quegli anni al passaggio dalla figura dell'intellettuale chierico, per usare l'espressione di Julien Benda, a quella dell'intellettuale soldato. L'intellettuale chierico è nato all'epoca dell'affaire Dreyfus, è una figura che appare in quegli anni e che Sigmund Bauman definisce come il legislatore, quello che fissa delle norme etico-politiche, i valori che vanno difesi nella società. Ecco, l'intellettuale soldato è un intellettuale che non possiede più soltanto la penna come suo attributo, all'epoca non ci sono i computer, ma che usa anche il fucile o la pistola. Ecco, l'intellettuale, in altre parole, si deve schierare, deve scegliere il suo campo, perché la polarizzazione è sempre più forte e il mondo intellettuale è lacerato. La guerra civile spagnola è l'esperienza emblematica di questo schieramento degli intellettuali che devono scegliere il loro campo tra fascismo e antifascismo. E simbolicamente potremmo dire tutte le foto che ci mostrano i grandi scrittori che vanno a fare il viaggio in Spagna e si fanno fotografare
armati o vicino al bombardiere, ecco, indica come la figura dell'intellettuale conosce in quegli anni una metamorfosi in varie direzioni. E gli intellettuali non sono soltanto antifascisti, ci sono anche molti intellettuali fascisti in quegli anni, ma sono anni in cui che non vanno letti come dire con in chiave retrospettiva, che non vanno letti in base a un malinteso oggi troppo facile e spontaneo, un'epoca che appare ai nostri occhi come una gigantesca catastrofe umanitaria e in cui, ecco, le forze dell'antitotalitarismo stanno preparando la riscossa e il trionfo della democrazia liberale. In quegli anni il liberalismo appare come una corrente ideologica e politica che incarna non certo l'avvenire, ma il passato dell'Europa. Oggi sono il fascismo e il comunismo che appaiono ai nostri occhi come le grandi esperienze del Novecento che ci siamo lasciati alle spalle, e agli occhi di molti osservatori il liberalismo, per non parlare del neoliberalismo, appare come quasi un orizzonte insuperabile. Negli anni tra le due guerre è il liberalismo che appare come il retaggio di un Ottocento che è caduto in pezzi, che è saltato in aria, mentre fascismo e comunismo sembrano incarnare il futuro, l'avvenire, l'uomo nuovo, il mito dell'uomo nuovo che è così forte. Per esempio la critica comunista della socialdemocrazia è del tutto parallela alla critica fascista del liberalismo, e questo non significa affatto cadere nell'equazione totalitarista, fascismo e comunismo sono la stessa cosa, no. No, di certo, sono nemici irriducibili, ma c'è una simmetria che appare in quegli anni. Ecco, nell'epoca della guerra civile, chi vuole fare la rivoluzione critica chi pensa alle riforme, e chi vuole instaurare lo Stato totale critica il liberalismo che è ancora ancorata a un'idea vecchia e superata parlamentarismo. Un'ultimissima considerazione, che però insomma richiederebbe certo sviluppi e approfondimenti che non ho il tempo di fare qui, sull'eredità di quest'epoca della seconda guerra dei trent'anni o della guerra civile europea. Io ho l'impressione che le violenze di quegli anni così cataclismatici, così apocalittici del 14-45 siano diventati per molti versi un prisma di lettura della storia del Novecento. Oggi, in questo inizio del XXI secolo, il Novecento appare ai nostri occhi come l'età della violenza, della guerra, dei totalitarismi e dei genocidi. E forse questo inizio del XXI secolo si caratterizza per una rottura di quella dialettica storica che Reinhard Koselleck definisce come una tensione tra passato e futuro, il passato come campo di esperienza e il futuro come orizzonte di attesa. Ecco, questo orizzonte di attesa esisteva nel Novecento, non esiste più oggi. Questo inizio del XXI secolo si caratterizza precisamente per la nostra incapacità di proiettarci nel futuro. Viviamo un'epoca senza utopie e un mondo senza utopie è un mondo che rivolge lo sguardo al passato e lo passato appare come questo campo di rovine che sono le devastazioni, le violenze di un secolo che ha conosciuto Auschwitz e i campi di sterminio. Ecco, Auschwitz appare un po' come l'icona del Novecento. I campi di sterminio sembra quasi stiano occludendo l'orizzonte, e la memoria si fa ossessiva, si fa onnipresente. Il concetto stesso di memoria, che è così importante
nei media, nella sfera pubblica, nel dibattito culturale, ma anche nelle scienze sociali, un'importanza che non aveva 30 anni fa, assolutamente. Ecco, in questo contesto affiora la tendenza molto forte a trasferire la categoria, la nozione di genocidio dal campo giuridico in cui è nata, in cui ha una sua pertinenza, al campo delle scienze sociali e anche in particolare nel campo della storiografia. E questo transfer, diciamo, suscita, crea problemi, soprattutto quando si fa un uso immoderato ed estensivo di questa categoria. Per esempio è uscito in questi giorni un libro di un grande storico come Paul Preston, che analizza la the Spanish genocide, il genocidio spagnolo. La guerra civile spagnola non è più un conflitto tra democrazia e fascismo, ma un genocidio in cui ci sono carnefici e vittime. Io credo che questa tendenza rischi di affermare una ermeneutica storica, vale dire un dispositivo di interpretazione del passato che impoverisce la storia, che la trasforma in una specie di conflitto dicotomico, binario, tra carnefici e vittime. Ecco, parlare di guerra civile europea forse significa restituire al passato la sua complessità e prendere in considerazione la molteplicità dei suoi attori, che non si riducono ai carnefici, alle vittime, e anche le vittime sono una categoria che forse andrebbe decostruita. Ci sono i vinti e ci sono le vittime, non sono sempre la stessa cosa. Ecco, questa complessità, il senso delle sfumature al di là delle ricostruzioni in bianco e nero, è forse il compito della storia. E io mi fermo qui perché ho già parlato anche troppo. Grazie. Grazie a Enzo Traverso. La regia di questi incontri e la intensità ci impedisce di pensare che ci siano domande e risposte. E chiudiamo qui questo incontro, come ho detto, anche il ciclo delle lezioni della storia in piazza di quest'anno. Ci eravamo proposti di parlare dell'invenzione della guerra, cioè la guerra come prodotto umano, che talvolta però sfugge dalle mani degli uomini e quindi presenta il carattere di un mostro di cui è difficile decifrare i contorni. Siamo, credo, riusciti a farlo in questi giorni e anche in questa tua bella lezione abbiamo avuto nuovi elementi per riflettere, che era il nostro scopo. Grazie. Sassone.